affronteremo al meglio delle nostre possibilità. Termina qui Radio Toscana Notizie di questa sera. Buona serata da parte di Giovanni Ciappelli. Vi lascio con le previsioni del tempo insieme agli esperti del Consorzio LAM. Meteo. Saluto agli ascoltatori di Radio Toscana da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'indebolimento dell'anticiclone da ovest permette l'afflusso di correnti umide atlantiche. Tempo instabile tra pomeriggio e sera sulla Toscana, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, fenomeni a tratti intensi soprattutto nelle aree interne. Clima ancora caldo ed estivo con massime intorno ai 30 gradi, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, valori in lieve diminuzione, ci attende una giornata caratterizzata da condizioni di forte instabilità, soprattutto nella prima parte della giornata. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. Qual è una buona abitudine? Scegliere sempre il meglio. Come faccio io per Toby e Minù? Da Arcaplanet la qualità conviene ogni giorno di più. Fino al 18 settembre ti aspettano le promozioni esclusive ArcaCard, come il 30% di sconto su Monge Doggy Ipoallergenic 12 kg e il 30% di sconto su Royal Canin Fit 32 da 2 kg. Ti aspettiamo in store e su arcaplanet.it. Con Plenitude viviamo una nuova stagione in cui si produce energia anche dal sole e dal vento e si possono adottare soluzioni innovative per un consumo più consapevole. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Vai su anyplenitude.com. Vacanze dove e quando? Con Renzo Vatti, il sabato alle 12 su Radio Toscana. Traffico. Aggiornamento orario sulla viabilità delle strade e autostrade in Toscana. Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna venendo da Firenze e rallentamenti per traffico intenso tra Empoli Ovest e San Miniato, sempre in direzione Livorno. Per la viabilità cittadina a Firenze, in via Lamendola è chiuso il controviale tra via Giotto e il numero civico 48 fino al 15 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio Toscana, la radio che ti informa. Applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 13 persone. I soggetti sono indagati per associazione a delinquere e frode fiscale. Il sindaco di Vicenza ha disposto che un bar di corso Santi Felice e Fortunato chiuda alle 20 anziché alle 3 di notte fino al 9 ottobre per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Proseguono senza sosta le ricerche di un 39enne di origini serbe scomparso la settimana scorsa ad Alte Ceccato. Stanno contribuendo attivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Vicenza, che hanno allestito un centro operativo a Montecchio Maggiore. È tutto per questa edizione, la prossima domani mattina alle 7.25. Radio Padova Local News, in collaborazione con Venezia Today e Vicenza Today. Radio Padova. Dei prezzi, ma se il prezzo tornerà basso per le misure europee, già ora Cina e India acquistano da Mosca prezzi scontati, la difficoltà russa sarebbe oggettiva. Questo può spiegare la reazione rabbiosa di Putin, che nella partita aperta con Bruxelles a chi cederà per primo ha visto una prima ma importante crepa. Ma per entrambi si misurerà nel tempo e anche l'Europa deve fare i conti coi propri punti deboli ed è possibile effetti sul breve periodo di uno stop al gas russo. E per l'Unione Europea il calo del prezzo dell'energia è fondamentale per evitare la recessione o perlomeno per mitigarne gli effetti sociali, ma il commissario all'economia Gentiloni
oggi è apparso meno ottimista della von der Leyen. L'incertezza rimane eccezionalmente elevata, ha detto, il rischio di recessione è in aumento, potrebbe peggiorare notevolmente con un'interruzione completa del gas russo. Gli effetti della crisi si stanno facendo sentire già da settimane in realtà sulle fasce più deboli della popolazione, non solo per l'impatto sui sistemi produttivi con i primi fermi delle aziende, le conseguenze sui posti di lavoro, ma anche per l'aumento generalizzato sui prezzi dei beni essenziali di largo consumo, con le possibili reazioni verso i governi nazionali. Il piano che sarà discusso venerdì vorrebbe mettere un freno a questa dinamica. Per Federico Polidoro della direzione per le statistiche sociali Istat, anche se il piano europeo si dimostrasse efficace sui prezzi dell'energia, la ricaduta sugli altri beni non sarebbe immediata. Sentiamo il perché. L'inflazione è trainata in primo luogo dagli aumenti che possiamo definire vertiginosi dei prezzi dei beni energetici, considerando che parliamo dei prezzi al consumo, quindi che hanno già passato diverse fasi, diciamo, della commercializzazione. Quindi i beni energetici hanno cominciato a crescere in realtà già dallo scorso anno in maniera molto marcata. Oggi crescono del 44,9% rispetto allo scorso anno. Chiaramente i beni energetici influiscono sugli altri comparti, sugli altri settori merceologici, quindi via via altri settori merceologici hanno cominciato a seguire la crescita, questo traino dei beni energetici, quindi beni alimentari, in particolar modo i beni alimentari lavorati, beni durevoli che hanno cominciato ad avere accelerazioni significative nella loro crescita, i servizi relativi ai trasporti, insomma diciamo è come un'onda lunga che si va trasmettendo agli altri comparti merceologici determinando questo tasso di inflazione che, come abbiamo detto, non si vedeva così alto dal 1984, parliamo di quasi 40 anni fa. Ora cambiamo argomento, veniamo a quello che è successo questa mattina a San Giuliano Milanese. Un'esplosione, i vetri che hanno tremato nelle finestre degli edifici vicini, poi le fiamme sempre più alte e il fumo nero e denso. Erano poco dopo le 10 questa mattina quando è scoppiato l'incendio nello stabilimento, una azienda chimica che si occupa di smaltimento di rifiuti pericolosi e di solventi. Alcuni operai sono rimasti feriti, uno di loro è in gravi condizioni in ospedale. Per ore si è temuto per l'aria, oscurata dalla nube nera che si sprigionava dai capannoni in fiamme. Secondo i primi rilievi, nonostante il fumo e l'odore, non ci sono rischi per la salute. Sulle cause dell'incendio ancora non si sa, la procura ha aperto un'inchiesta per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Sentiamo tre testimonianze raccolte sul posto dai nostri inviati Francesca Arcai e Roberto Maggioni. C'è stata un'esplosione attorno alle 10, 10:10, 10:15, molto forte, i vetri hanno cominciato a tremare e poi sono alzate le fiamme. Minori della cooperativa Serimper, operativa nella provincia di Massa Carrara e Lucca. Corruzione e traffico di influenze illecite, le ipotesi di reato contestate a vario titolo in questo filone delle indagini condotte dai carabinieri. Tra i rinviati a giudizio figurano i due titolari della cooperativa, Enrico Benassi e Alessio Zoppi, l'allora responsabile del centro affidi del comune di Massa, Paola Giusti, il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti. A giudizio anche l'ex giudice onorario del Tribunale dei Minori di Firenze, Rosa Russo. Tra i prosciolti invece il sindaco di Villa Franca e Lunigiana Filippo Bellesi e la moglie di Benassi Tamara Pucciarelli, entrambi finiti agli arresti nel dicembre del 2020. L'inchiesta ha anche un secondo filone ancora aperto che riguarda presunti maltrattamenti nei confronti delle madri dei minori ospitati nelle strutture sparse tra le province di Massa Carrara e Lucca. Ci spostiamo a Pisa, ancora la cronaca, ancora un'aggressione in carcere avvenuta appunto al Don Bosco, ce ne parla la nostra Franca Tarens. A Pisa un detenuto nordafricano ha dato in escandescenze e si è scagliato con un'arma rudimentale contro gli agenti che lo stavano accompagnando all'isolamento per scontare delle sanzioni disciplinari ricevute per analoghi comportamenti. 7 poliziotti feriti e refertati poi in ospedale. Il carcere di Pisa vive da tempo una cronica carenza di personale di tutti i ruoli, anche l'assenza forzata dal servizio del comandante di reparto da oltre un anno, che pure era stato a suo tempo aggredito da un detenuto, sta incidendo negativamente sulla gestione dell'istituto. Lo afferma il segretario regionale del SAP Francesco Oliviero, che chiede provvedimenti al Ministero della Giustizia.
Cambiamo decisamente argomento e torniamo su quello che è stato l'appuntamento dello scorso weekend a Viareggio, le due date del Giova Beach Party, circa 80.000 persone per assistere al mega evento di Lorenzo Cherubini, una grande organizzazione che ha visto coinvolte anche le forze del mondo del volontariato, in particolar modo le misericordie, soprattutto della zona della Versilia. Abbiamo fatto un riassunto di quello che è stato l'impegno dei volontari delle misericordie con Mattia Spinelli della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana. Sono stati coinvolti molte misericordie da tutta la Toscana. In campo sono stati presenti circa 240 volontari nell'arco di due giorni, quindi avevamo 70 volontari che si occupavano di dare supporto e aiutare proprio nell'area spettacolo all'interno del concerto. E molte anche ambulanze e ambulanze di rianimazione per trasferire eventuali pazienti, eventuali spettatori che verso punti medici avanzati, e poi in collaborazione con il 118 e con i medici appunto del Servizio Sanitario Regionale per poter trasferire eventualmente anche al pronto soccorso. Anche gli aspetti logistici comunque sono stati impegnativi, perché dovevamo organizzare e gestire tutti gli aspetti, tutto l'approvvigionamento anche di cibo e alimenti per tutti gli operatori in servizio, non solo Misericordie ma anche per altri soggetti. Il volontariato fa anche questo, non risponde solamente alle esigenze relative alle emergenze, sia sanitarie, ma anche a eventi calamitosi di protezione civile, ma è parte integrante anche nell'organizzazione di questi eventi, che sono comunque eventi spettacoli, eventi ludici, dove c'è anche una parte di divertimento, concerti, fiere, sagre, ma anche eventi più importanti, dalle visite del Papa. Il volontariato si impegna anche in questo tipo di settore. Andiamo a chiudere la nostra puntata di questa sera parlando di sport, di calcio. È giornata di vigilia per la Fiorentina, domani impegnata alle 18.45 al Franchi nel primo turno del girone A di Conference League, il ritorno in una competizione a gironi in Europa per la squadra viola dopo 5 anni. Avversario di domani la formazione lettone dell'RF Riga, probabilmente la formazione meno quotata del girone in cui è stata inserita la Fiorentina. Come di consueto nella giornata di vigilia, conferenza stampa da parte del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Credo che il ghiaccio sia stato rotto con il Twente, primo perché era per noi una partita importantissima, secondo perché avevamo di fronte un avversario temibilissimo, quindi la nostra attenzione è stata già alta da quella partita lì. Da questo punto di vista arriviamo preparati, perché quella partita ci ha lasciato tantissimo, non sottovalutare niente, nessuna squadra, nessun avversario. In Europa penso l'abbiamo capito tutti, è difficilissimo, soprattutto quando non conosci nei particolari gli avversari, quindi devi affrontare le partite con il massimo della concentrazione, quindi l'emozione per me è già stata superata con quel turno preliminare, con quel playoff. Domani inizia il nostro girone, inizia un nostro campionato, un mini torneo con altre 3 squadre, cercheremo di fare bene. Partiamo in casa, dobbiamo cercare di fare punti, di fare bene e cercare di continuare a giocare come stiamo facendo. Insieme a Italiano ha parlato oggi anche il capitano viola Cristiano Biraghi. Noi siamo già entrati nell'ottica delle partite europee giocando con il Twente, che sembrava quasi un preliminare di Europa League più che di Conference. Secondo me era una squadra molto, molto temibile, organizzata, con delle buone individualità e uno stadio che comunque quando siamo andati a giocare là era tutt'altro che semplice, quindi ci siamo già calati nella realtà, e poi ovviamente serviva vincere per entrare definitivamente in questa Conference League, perché se non passavamo il turno era come non esserci entrati, quindi siamo stati bravi a passare quel turno molto difficile e siamo pronti ad affrontare con la massima serietà questa competizione, anche perché ce la siamo veramente sudata l'anno scorso, quindi a partire dalla nostra tragedia.
quindi insomma un motivo di interesse in più. È chiaro che comunque c'è la voglia per la Roma di reagire, Gianluca, alla sconfitta con l'Udinese e comunque anche l'Europa, no? Che l'anno scorso ha portato quella Conference League e ha portato anche grandi, diciamo, certezze, no? Per i giallorossi di Mourinho. Sì, sì, bianca, infatti, nella gara contro il Ludogore. Era una partita che giusto, soprattutto perché hai un girone, ma poi non credi che sia cercare di vincere il girone e onde evitare un turno in più in Europa League, visto insomma anche con tante ultime partite da giocare nella stagione, tipo al poi ovviamente di novembre che viene in campo. Grazie, grazie Gianluca Guarnieri, Social Football da Roma. Speciale Serie A. Intanto c'è il raddoppio dell'Ajax con i Rangers, quindi con il punteggio ad Amsterdam, Champions League, ricordiamo il girone del Napoli, l'Ajax trova il raddoppio, Ajax 2, Rangers 0 dopo il gol di Alvarez, arriva anche la rete del raddoppio per i lancieri, tra poco vedremo anche il marcatore di questa sfida, dunque Ajax che parte forte nella serata di Champions League, sempre 0-0 tra Francoforte e Sporting Lisbona, la conclusione.